Rieccoci in automation. Allora, avevamo progettato la Borgo, ovvero la nostra prima city car, nello scorso episodio e avevamo anche fatto. No, non l'avevamo effettivamente messa in produzione, quindi cominciamo a metterla in produzione. Allora, torniamo un momento indietro e cerchiamo di capire un paio di cose. Non questo. Questo. Allora. Quando potrebbe essere un buon momento per rilasciare quest'auto? Siamo nel 63. Potrebbe essere sì, il 66 come più o meno pensato in questo progetto iniziale, ma anche fino al 67 potrebbe andare bene. Allora, questa dovrebbe essere una automobile che tiriamo fuori più o meno nel mezzo delle Mark II del nostro resto della linea, in modo da avere un'auto un po' sfalsata rispetto a quello che abbiamo già fuori. Naturalmente poi dovremo subito riprogettare tutte queste auto a partire da quelle meno attraenti, oppure proprio direttamente dalla Humber, che sarà comunque la prima a entrare in produzione nella serie 2. Allora, dicevamo, quindi torniamo non per la Humber ma per la Borgo e andiamo a progettare. Abbiamo detto 76-77, cerchiamo di mettere un po' più di automazione, tagliare un po' di finanziamenti, aumentare certamente l'affidabilità e a ottimizzare il processo. Allora, questo sarebbe 40 mesi, 41. Vediamo se posso portarla a 40. Sostanzialmente no, abbassiamo l'ottimizzazione. No, ok, questo ok, no, questo è il tempo 80 mesi. Che possiamo ridurre. Facciamo 60 mesi, qualcosina di più, perfetto. Un nuovo progetto, naturalmente. Sempre Gasmea. Ah sì, piccolo. Fonderia, perfetto, tutto il resto è a posto. Facciamo tre linee, proviamo con tre linee, vediamo cosa succede, poi casomai torniamo indietro. Aumentiamo un po' la qualità dei lavoratori. Il solito QA, abbiamo detto che dobbiamo arrivare sotto. Ecco, 0,76 può essere buono. Aumentiamo un po' la qualità.
e aumentiamo un po' l'automazione. Perfetto. 09 07. Ok. 007. Ok. Facciamo un'altra fabbrica media con un impianto piccolo a una linea. Ci vuole una miglioria che è l'acciaio pressato, perfetto, che non andrà quasi di sicuro nel piccolo, quindi ci vuole un medio, perfetto. Quindi possiamo aumentare la qualità. E ora mettiamole in pari. Quattro è decisamente poco, ma non abbiamo abbastanza motori. Ok, abbassiamo l'automazione, aumentiamo la qualità. 0,4 è buono, perfetto. E vediamo se effettivamente ci abbiamo azzeccato. Ok. Ok, abbiamo un profitto che arriva a 104 milioni, al massimo, mettendo anche i costi delle fabbriche. Sarebbe solo un profitto di 43 milioni dopo un po' di spazio. Naturalmente tutto questo richiede fino al 68 per il motore, che è un po' troppo, è un po' troppo, sì. Allora, torniamo indietro, quindi fermo un momento qua, ma poi torniamo a modificare questo progetto. Devo togliere sostanzialmente 10-12 mesi. Andiamo più veloce, più lavoro. Alla fin fine c'è poco da fare. Ok, attiviamo il prestito e sempre con questo tasto, che penso sbagliato per conto proprio, andiamo a accettare questo progetto che ora va sostanzialmente al 67 con la produzione industriale. Non so perché ha tirato avanti questo pezzo qua, ma siamo a posto. Allora, arriviamo, direi, al punto in cui abbiamo la Amber. Stiamo logicamente in passivo per tutta una serie di cose, più o meno la base ancora vende, poi non è che venda tantissimo.
Ed eccoci qua, a questo punto abbiamo ributtato fuori la Amber, nuova versione, che è una 151, adesso piano piano stanno andando fuori anche le nuove auto e quindi ora possiamo metterci a progettare un'ulteriore sportiva che possa andare fuori tra una decina di anni. Poi sinceramente non so se stiamo spendendo un po' troppo in questo momento, comunque siamo in passivo sostanzialmente per la produzione di auto e non stiamo vendendo neanche tutto questo, cioè 24 è comunque la produzione. E questi sono 20 mal contati, quindi non ci siamo anche perché le fame in questo momento non stanno vendendo. Allora, dicevamo, possiamo cominciare a pensare di produrre una nuova auto, una versione nuova della Amber, e si fa da qua. Qua il restyling, al massimo io non devo fare un restyling, in realtà devo fare l'Amber 2. Quindi torniamo indietro. Gestione progetti auto. Nuovo progetto. Una bella sportiva manuale. E qua cominciamo a avere delle belle automobiline. Questa potrebbe essere una sportiva per gli anni 60. Non vedo il modello Cabrio, che non c'è in effetti. Ci sarebbe questa con il modello Cabrio, ma ho questa. Avere una bel motore centrale. Sì, va bene questa. Facciamo qualcosa di più o meno. La linea è da motore centrale, quindi dicevamo alluminio. Alluminio o vetroresina? Vetroresina era l'altro giro, quindi facciamo vetroresina. Monoscocca. Questo richiede acciaio pressato. Allora, anteriore. Centrale. Longitudinale, penso. Ok, questa è la versione più sportiva. Ok,
Ok, io spero che il telaio in acciaio galvanizzato non mi richieda. E qui mi richiede dimensione minima fabbrica medio. Allora perché? Come eravamo riusciti a fare un'auto con dimensione fabbrica minimo allo scorso giro? Non ne ho idea. Allora, questa comunque è la Amber 2 base. Non so se fare un nuovo motore. Un V8 base. Proviamo a fare un clone della V8 base. Quello che non so è che se io faccio questa cosa, se devo effettivamente, se quello che succederà è che il motore viene ridisegnato da zero, o è una variante. Allora, seleziona motore esistente, sostituisci variante, crea una nuova variante del motore per sostituire una variante esistente e passare alla scheda progetto. Crea una variante avanzata a designer di varianti. E un nuovo progetto. No, sostituisci variante col V8 base. Spero che questo non mi faccia casino sulla vecchia auto. Seleziona variante. Sixties. Ok. Logicamente penso di non poter proprio modificare qualunque cosa. Vediamo di tirare fuori qualcosina in più da questo motore. Spero non si sia inchiodato nel tentativo di caricarlo. Ho paura che sia un motore un po' vecchio. Ok, forse adesso l'ha caricato. Bene, allora acciaio forgiato. Allora, con la ghisa ad alta resistenza si aumenta il peso ma anche il numero di giri, non la coppia. Allora, ok.
sono 112 kW così. Andiamo un momento avanti. Non abbiamo ancora i turbo. Ok, siamo molto oltre il 100 a questo punto. Mi chiede già di abbassare il limite di giri, potrei migliorare i pistoni con pistoni forgiati. Così esplode. Ok, stiamo così per il momento, 120 e tagliamo un momento i giri. Ok. Ok, questo va bene, c'è un po' il problema che l'albero come ti salta. E penso sia tutto un problema ancora di giri che possiamo tagliare. E mi chiede un migliore albero motore, va bene. Allora, sono 122 kW. Qua stiamo assolutamente strozzando il tutto. Ok, così siamo a 125. Vediamo dove possiamo spingersi con la compressione. Possiamo arrivare. E la cosa strana è che se io. Ok, così è più alto in realtà.
126, ok. Sto andando lunghissimo con questo episodio, come di mio solito. Proviamo questo motore. Centoventisei cavalli, ok, dovrebbe andar bene. E possiamo fare sono tutte sostanzialmente uguali. Facciamo questa col vetro, ok, rosso va bene. E vi dirò, essendo 26 minuti, direi che sospendiamo per il momento il design di quest'auto e ci rivediamo nel prossimo episodio per completare la parte meccanica. Al prossimo episodio!